È rientrato nel porto a seguito di un principio di falla a bordo il peschereccio Angelo Padre semiaffondato nel porto di Fano. È accaduto questa notte quando, presumibilmente a causa di un trafilamento d'acqua che ne ha parzialmente compromesso la galleggiabilità, l'imbarcazione, dopo essersi ormeggiata sulla banchina lavori, si è adagiata lentamente con la poppa sul fondale. Ad intervenire sono stati i militari della Guardia Costiera di Fano, sul posto assieme ai vigili del fuoco e dalla Protezione Civile. Si trova adesso ormeggiata per espletare poi le attività successive, quindi da parte nostra, per capire la dinamica della problematica riscontrata. Quali sono state le operazioni svolte? Abbiamo visto dei galleggianti essere calati in acqua. Sì, le operazioni svolte prevedono in questo caso la messa a mare per il confinamento di eventuali principi di inquinamento, la messa a mare di due panne assorbenti, nello specifico. Questo prevede, diciamo, la procedura. Inoltre sono state avviate le operazioni di recupero dell'unità da pesca coordinate dalla Guardia Costiera. La rimozione dell'imbarcazione è in programma per domani mattina. Nei prossimi giorni sarà avviata l'inchiesta per indagare sulle cause dell'accaduto. Ha collegato l'estremità.